Ora dovrebbe essere libero, in teoria. Cioè, vedete che è tipo sotto. Ci sono delle corna sotto incastonate. Ah, oddio! Me lo ricordo questo, era un coso. Era nel trailer. Se non mi ricordo male. I can't believe it. Perché Rufus? How you doing, big guy? Easy there, old friend. I'm happy to see you too. This is Kana. She's here to help Adira. Forse è un tali... è un... sì, è un coso? È una reliquia? Non penso che abbiamo già fatto Adira. Sta ancora sbuffando. Perché è un bue e sbuffa. Bello. Andiamo a cercare un'altra reliquia. Eh sì. Bue. Ah no, cioè è un campanello quello, però va bene. Ok. Sì, era. Oh, eccoli, guarda lì. Godo. E forse ci arriviamo a 65 prima del boss, non lo so. Però era. Oddio, sapete che non mi ricordo? Mi ricordo che cacchio. Se era un combattimento. O era una cutscene e basta. Ma questi volano? Ragazzi! T'a posto? Si sono incastrati? Ma che cacchio, ma siete veramente messi come i Pikmin, eh? Cioè, non passavano qua in mezzo. Ho detto, ma dove cacchio sono finiti? E lì erano. Figurati se. Ma ascolta qualcuno. Un po' scoppiazzato da Nintendo, devo dire, eh? Sì, ammetto. Una cosa diversa, sapete qual è? Che non ci sono le bestie a mangiarli, perché sennò probabilmente si butterebbero anche in faccia a loro. Anzi, non annegano nemmeno. Anche perché sennò quello ce li butterei io, però è un altro discorso. E la terza, figurati se non è nascosta da qualche parte. Venite via, presto. Porco cane. Ok, no, perché. No, prima mi aveva schiacciato le rocce, però non ero morto. Ah, quindi muori? Ho capito. Oh, piccolo. Ciao, no, te l'avevo dimenticato. Un barboncino sotto il ponte. Grazie. Sì, ma questa è una zona. Ma cioè. Ma tutta sta roba. Dov'era prima quando giravo? Mi sa che non. O era bloccata. O ho detto, vabbè, tanto è tutto bloccato. Quindi non vado nemmeno a girare per cercare della roba. Perché tanto, appunto. È tutto bloccato. Mi servirebbe dell'acqua più che altro. Perché ci sono i campi. Ci sono dei campi da annaffiare. Quindi sono quelli. Che li fai col dragone. Che ma io sento. Ma li trovo perché sento vibrare. Ma per fortuna! Per fortuna! Era sotto un sasso. Ma perché sennò non sento nemmeno quelli. Cioè, ha fatto il rumorino. Oh. Dove sto andando, raga? The door won't function until we Ciao! fix the plate. We'll need to find my tools. They're probably up at the forge. Sì. Vado. No, è che mi sono perso. Dove cacchio sto andando, raga? Aiuto. Dammi un cappello. Mamma mia, cacchio. Oh, salve. Prendi e porta a casa. Adesso rifacciamo un attimo un altro giro. Tanto torno avanti e indietro per ora. Ehi là. Maschera del bue. Credo sia questa? No. Quella lì di fianco. Ma io non so dove sono. Non so dove cacchio sono. Ciao, t'ho visto. T'ho visto che scappavi. Sì, l'ho detto. Ma per me prima del boss ci arriviamo. A 65. Me ne mancano 7. Credo che sia. Su, un bambino qui, un bambino lì e via. Perché l'unico rot che non sa nuotare ce l'ho io? E deve venire sulla mia capoccia. Guarda, loro camminano. Alcuni camminano sull'acqua. Non capisco il.
Il fatto, altri nuotano normalmente come boh, delle bestie. Che sono? Un cristallo? Credo che è stato un cristallo. Grido di battaglia. Bisognerebbe sbloccarli anche quelli, eh. Non capisco alcuni scrigni perché questo qua è tipo una cagata. Sconfiggi 8 nemici, così. Anche se ce n'era uno un pelino più forte, va bene, ok, ma. Perché alcuni sono tipo stradifficili e altri no? Non vanno in base a dove sei. Cioè, credo che te ne mettano alcuni semplici. Anche proprio per il fatto, ok, almeno qualcuno riesce a farlo. E non deve star lì a piangere per tutti quanti perché non riesce a farli. Perché sono alcuni. Alcuni sono tosti. Che tipo sconfiggi senza subire danni o sconfiggi. Entro il tempo limite, non lo so. Alcuni sono tostini. Ti compro il cowboy per il mio bro. Sole. Ah. Ok, quando l'ho preso quell'altro? Boh, vabbè. Dammi anche il bue, che era chiaramente uno di quelli speciali. Purtroppo me ne mancano ancora molti per il mio esercito. Ma non vi preoccupate, piccoli. Vi vestirò tutti quanti. Datemi il tempo di capire dove sono. Dove sono finito. Cioè, credo di stare andando avanti, però. Ce l'hai fatta? Sì? Sono un po' di anni, però, ok. Rufus può aiutarci. Vai, Rufus. Ma che si sta arrampicando? Ma ci sono le scale. Rufus, sono un po' più sveglio, eh? Cioè, la via facile non ti piace? C'è bisogno, povero Rufus, l'avrei distrutto con le bombe, ma fa stesso. Che cacchio che vuoi? Ah, quella è la fucina, forse. È un po' più grande della casetta che eravamo prima. Sì, effettivamente. Ma ha fatto anche delle scale! Hai capito, Rufus? GG, man. Oi. Salve. Datemi i bambini. Gimme that boy. È veramente un peccato che siano tutti uguali, cacchio. Perché mi avrebbe ricordato anche magari uno Spyro. In cui quando trovavi i draghetti erano bene o male tutti diversi, con un nome diverso. Non erano tantissimi, ma non credo che comunque nemmeno loro siano tantissimi. Però c'avevano quella personalizzazione lì. E là. Là c'è un qualcosa, là c'è un altro qualcosa e io non so dove devo andare, però forse di qua si cade. Cioè non solo avevano dei nomi diversi i draghetti, erano anche diversi loro, non tutti, alcuni si ripetevano purtroppo, però per l'appunto il fatto che ci fossero già i nomi, era sempre bello scoprire i nomi che gli davano, soprattutto nel 4, tra virgolette, erano incredibili. No, stavo proprio guardando quest'area, è proprio tranquilla. E infatti, bella comunque, veramente, sta roba dei puzzle a più riprese ci sta. Cioè che tipo fai una roba, succede che non capisci che cosa succede, e allora devi rifarlo, cioè ti porti avanti. Anche questo è incredibile, almeno visivamente parlando, poi il resto è che non so dove sono. Sono dall'altra parte, dove ero prima, ero di là. Mi ricordo, l'ho visto io sto bambino. Te vieni con me. Quanti me ne mancano? 5? 6? 4! Il mio obiettivo si fa sempre più vicino, raga. Oh sì. Questo Hana and Adira harvested crystals on these è un cliffs. ricordo, ok. Ma, cioè, allora, questo era obbligato un pochettino. Obbligato. Questo era un pochettino obbligato. Però tipo altri, io non so dove cacchio li ho persi, se li ho persi. Perché il fatto è che non credo che siano nemmeno obbligatori? O sì? Forse ce n'è uno per ogni sì, reliquia, possibile. Possibile, sì. Prima abbiamo preso anche, mi ricordo, con Taro, c'era la pesca. Piano, stavo che. Diciamo che c'è del tempo a volte. C'è molto più tempo. Alcuni non sono tutti regolari, ovviamente. Alcuni hanno più tempo, altri nemmeno. Per fortuna. Salve. Guardiano di pietra. Classico. Naturalmente bisogna fargli detonare i pezzi. Oh, vai belli.
Questo è un bel danno. Cosa sta succedendo? Come faccio a fare... Ah, li faccio danno così. Toh, vai, figlio. Ma il martello è troppo forte, raga. È troppo rotto come attacco. Il colpo col martello. Cioè, deve essere una cosa finale. Non te la posso andare all'inizio questa. Cioè, considerando il danno che gli fai con un... Per carità, usi un pallino. Considerando il danno che gli fai, normalmente, e il danno che gli fai con quello... Beh, a un martello mi sa che abbiamo trovato allora. Tanto prima era la campanella. Martello, chiaro. No, prima era il bue. Scusa. Oh, picciriddi? Quanti me ne andati? La sfiga. Posso per favore avere un ultimo rot? Per anche capire se poi ci saranno anche tipo un livello 5 o se finisce qua. Allora, questo è il mio bue. Ti piace? Sì. Parla col mio bue. Ah no, aspetta, guarda un po'. Guarda un po', maledetti. Perché di là sto un pochettino guardando. Cos'è? Un cappello? O un... Un cappello? Un... Bello! Così quando muoiono sono già a posto con la... No? Non funziona così. Vedi che lì c'è un cacchio di robo bianco? Io devo aggrapparmi lì. Cioè, lì mi aggrappo per uscire. Il problema è entrare. Oh, oh, ah. Mi sembra... Questo mi ricorda God of War. Perché su Ragnarok... O vabbè, su God of War, comunque quello nuovo, ci sono i disegnini. I disegnini sulle pareti che ti dicono: ehi, guarda che da qua puoi fare qualcosa. Prova a vedere, magari scali. Magari ci passi in mezzo. Uguale. Identico, dammi un po' di vita. Grazie, gentilissimo. Ok, quello è per loro sempre. La domanda è: devo mandarli là perché? Che non ho mai visto quel robo. Sì, è un peso di qualcosa. Ha fatto qualcosa. E ok, la mia domanda è però, se avevo qualcos'altro da fare indietro? Non faccio più? Cioè, a me va bene, se poi mi dovete dare un cappellino, una roccia anche va bene. Io preferirei però un bambino. Me ne manca uno. Please. Una posta, mannaggia. Va bene, no, per carità, in teoria con queste forse dovremmo anche riuscire a... Ah, sì, ok, tra l'altro con la fucina possiamo fare quello. Ah, cacchio, ma la posta non l'avevamo nemmeno? A sto punto leviamocele subito. Togli te. Quindi posso comunque prenderne più di una alla volta. Questo lo immaginavo, ero io che volevo, per non fare confusione volevo... volevo prenderne una alla volta. Però ha senso. Cioè, te volendo puoi anche non tornare più al villaggio e... Chi si è visto si è visto. Chi se ne frega. Salve. K. Ma com'è K? Ma non l'abbiamo già battuto? Ti porti via anche gli scagnozzini? Bravo. Fai pulizia per bene, eh. Che qua gente non ne vogliamo. Un bambino. Please. Please. Prego. Grazie. Forse sono loro? I rot sono... potrebbero essere loro, questi spiriti. Un po' come appunto quei bambini che abbiamo inseguito all'inizio. I due tizi fratelli, là, non mi ricordo il nome. Un po' come lui erano loro, potrebbero essere la stessa cosa? Pa 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 ram. Pa 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 pa. Arrivo a salvare anche voi, ma datemi un bambino, eh. Che poi sembra che siamo qua a far beneficenza noi. Eh no, cacchio. Vieni. Bambini. Bambini. Cioè, fate per cosa lo stiamo facendo più che altro? Mi danno dei robi. Mi danno un cacchio. Cos'è questo? Un cappello? Cappello a stella. Stella.
Va bene. Cioè, per carità. Anzi, guarda, la cosa più bella è questa pozzetta d'acqua. Perché posso. Cos'è che c'è lì dentro? Posso prendere appunto la fonte e trasformarli. Che in teoria era la cosa che mi serviva qua nell'acqua. Mi serviva dell'acqua per il villaggio. Perché era nel villaggio che mi pare che ci fosse tipo la cosa di paglia. Parte difficile chiaramente sarà ritrovarla, ma già il fatto che ho trovato questo è buono. Dov'era cacchio era la paglia qua? Vai! 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 Godo! Ok, sono riuscito a fare entrambi almeno. Stavolta fammi comprare questi, almeno fammeli vestire perché devo calmarmi, eh. Perché veramente mi stanno facendo troppi scherzi qua. Cuore del villaggio! Penso che sia ora, se non rompi le palle e se mi dici anche che cosa possiamo fare. Credo ci sia tipo da fai vedere, da far rimbalzare le pietre. Però aspetta, 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 perché di qua, se mi volete dare un cappellino, una pietra, forse posso sbloccare qualcosa. Sismico. Oddio, forza sconsiderata, i danni del bastone sono moderatamente aumentati, ma contro il danno subito è notevolmente aumentato. Cioè, praticamente alcuni hanno dei pro e ma anche dei contro. Tipo questi danni delle persone sono aumentati se hai meno della metà della salute, perdi tutto il coraggio all'ultimo colpo. Non so che cos'è il coraggio, però. Anche questo, aumentano moderatamente per 8 secondi dopo aver raccolto il coraggio. Il problema è che non so che cos'è il coraggio, ma posso disequipaggiarne alcuni? Equipaggia, equipaggia, disequipaggia. No, ne posso equipaggiare solo uno. Quindi di per sé non è che. Cioè, non ha neanche molto senso. E guarda, sblocco questo perché al prossimo dei rot prendo questo. E il resto lo tengo perché. Cioè, li sbloccherò sicuramente, per carità. Però il fatto che ne posso equipaggiare uno tra tutti non mi ispira particolarmente. Allora metti a posto tutto quanto. Vediamo un po' se rimbalzano. Ma non basta per aprirla perché dovevo girarle. Ok. Ce l'ho fatta lo stesso. Va bene. Credo di dovermi aspettare Adira qua sotto, vero? Hello? Questo è il villaggio, no? Cuore del villaggio. Non mi ricordo per Taro cosa è successo. Siamo andati giù nelle lanterne. Abbiamo superato il rovo delle lanterne. Però non mi ricordo se appunto là dove c'erano le lanterne, la grotta della lanterna, come si chiama? Se lì c'era una battaglia. C'era una battaglia boss lì. Un ricordo, scusa. C'era un ricordo, boh. Se c'è un boss lucertola. A parte che questo faceva qualcosa di strano. Guarda, guarda, guarda che si illumina. Se gli tiro l'energia addosso si illumina. Sono delle pietre strane. Che sicuramente non posso muovere neanche con le bombe, quindi per ora credo che non ce ne faccia niente, ma potrebbe essere un qualcosa che ci servirà più avanti, perché me l'hanno fatto vedere. Bello questo qua, con tutto il cosa da fare in tempo. Te sei l'ultimo? Sei colui che mi mancava, io ti voglio bene. E ora? Abbiamo in teoria 4 palline, no? Potenziamenti, chiaramente costa 300, figurati, quindi non posso farci nulla. Me ne servono altri? Sconfiggere il Cavaliere dei Boschi non credo che sia un problema, considerando la martellata che tira, porca vacca, è incredibile. È quello lì il coraggio, comunque. Cioè, il coraggio sono le palline gialle, a sto punto. È l'unica cosa che mi viene in mente. Maschera di Ana? Anche se forse dovrei preferire anche mettere una sesta freccia. Non sarebbe male come idea. Adesso vediamo, cioè preferisco lo scudo di gran lunga perché ovviamente per ora la difesa è la parte un pochettino peggiore. Più che altro per il problema che ti fanno un botto di danni ed è difficile fare un parry base. Potrei capire se un boss magari non. O alcuni attacchi da parte di nemici molto grossi. Non hanno un parry fattibile, per carità. Però il tempismo è incredibile. Cioè, deve avere una precisione che è troppo difficile. Che è successo in sto robo? Toh. Aspetta, è tipo un miscuglio di robe da fare. Togli quello, lo fai salire. Pigi quello, cosa fai? Lo gira. Cosa faccio? Ci salgo sopra? Posso? Ehi là! È tutto a tempo. Oh cacchio. Ok. Ah, aspetta un attimo. Stiamo calmi. Fammi vedere.
Dove cacchio posso andare? Sopra. Cioè, sta roba è bellissima. Piace un botto. Guarda, 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 guarda quanta roba. È tutto a tempo, eh. Il fatto è quello. Aiuto! Inizia. Tra l'altro, sì, ti fanno usare il doppio salto. Per ora non ho trovato necessità, troppo spesso di usare il doppio salto. E invece adesso ti stanno dicendo, ascolta, è ora che impari, eh. Vieni qua, sto bambinetto. Vediamo se iniziamo una nuova fila. 100. Sono altri 34 da trovare. Difatti era 35 per quell'altro. Vedi, livello rot 4, 1 su 35. Però non ho nessuno. Ah no, no, non ho nessuno per il livello 5 in caso. Quindi suppongo che se andiamo a vedere quali ci mancano nelle varie zone, dovremmo arrivare a un numero che ci porta poi al livello massimo. Anche se in realtà praticamente ti danno loro una specie di scarto, diciamo. Cioè loro ti dicono, ok, anche se non li prendi tutti, ne hai, diciamo, mancabili 35, che sono quelli. Mangia Root? Chi è? Oh, bello lui! Salve? Merda. Mi sa che lui è il capocchia. Cioè, è praticamente una lucertola più grande. Non cambia molto. L'unica cosa è che non puoi usare il miscuglino lì di roba, il draghetto con i rot perché te li mangia. Cioè, non si ricarica nemmeno, il che è strano, mangia rot e non si ricarica mangiandoli. Però tipo non te li sfascia subito. Speravo che potesse essere la battaglia contro Edira ad avere una lucertola un pochettino più grossa e chiaramente modificata, però insomma. Vediamo un po' se devo far rimbalzare i cuori. Ah no, devo girarle? Ok, erano a tempo. Quella è l'immagine di un bue, sembrerebbe. Un cervo, cos'è? Ciao! Questa parte è molto. Guarda, guarda questi scronzoni. Loro sono dei maledetti. Oh, dove vai, Eric? Stai buono, stai buono, stai buono. Questi qua sono maledetti perché ti si lancia incontro. Guarda quello stronzo là. Non voglio rotture di balle. Voglio solo andare avanti. Wow! Quella è una schivata all'ultimo. Ho fatto qualcosa? C'è un potenziamento? Abbiamo tolto la schifezza. Ok. Io tanto non credo di poter andare là. C'è un combattimento. Salve. No, 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 no. Che cacchio di sferette mi ricordano. Maledetto God of War con quelle cacchio di tizie che ti lanciano le sferette. Io ti smartello, non so se hai capito con chi hai a che fare. Brutto, schifoso, maledetto. Devo giusto aprire questa, no? O forse è meglio se aspettavo, perché da quella porta non so cosa aspettarmi. C'è sicuramente qualcosa lì dietro. Questa è un'arena. E forse. Oh, forse quella è un'arena anche. Quello è un albero morto, mi sa. Belle le fiammate. No, cioè veramente ci sono degli scenari che sono incredibili. Cos'è qua? Mi mancava un coso? Ah, scusa, ma Adira? Ma mi manca una reliquia. E allora sì, la domanda continua. Mi manca una battaglia. Porco cane. Non so se prenderla quello, non credo. Senti lì poi con la musica. Che cacchio di epicità che c'è qua? No! Ma era là sopra? Vedete dove cacchio sono arrivato? Tanto credo di doverci andare obbligatoriamente, no? Là? Perché sennò non posso finire, spero. Oh oh. E niente, va bene. No, c'è un attimino il tempo lì da fare. Posso capire perché mi sto allontanando. A meno che quel fiore lì non sia prendibile da qua. Ah, beh, si apre. Sì, ma mi manca comunque quella reliquia. Il problema è che una volta che sono arrivato là, non posso prenderla. Cioè, da lì non mi fanno più tornare indietro, quindi non capisco. Il rimpianto di Edira. Ma mi manca una reliquia. C'è un pezzo là. Ma che cacchio facevo a prenderlo? O c'era un fiore da attaccarsi? Mi fa strano.
Sì, ma aspetta un attimo. Se mi hanno tolto il veleno, torno indietro, eh. Voglio provare un attimo a salire là sopra perché reliquia scoperta. Non era una reliquia quella, infatti, era un ricordo. Oh, che mi hanno tolto il veleno. Voglio provare. Oh, guarda il maledetto. Cacchio, ma questo. Cioè, per essere un pezzo di ricordo è stronzo, eh. Ecco perché mi fanno fare il giro esterno allora. Perché io da qua sopra non è che devo ritornare là, vado su. Ah, ma allora. Ma il fiore c'era comunque. Tac. Adesso è semplice, ho capito. Fammi giusto vedere se c'è qualcosina che posso fare. Naturalmente. Se mi vuoi dare un cappello, io accetto più che volentieri. E un cristallo. E questi qua, vabbè, tanto vanno trovati. Senza macchia. Vabbè, tanto vanno trovati tutti prima o poi. Anzi, credo proprio che faremo praticamente dopo questo boss. Faremo una tipo una specie di caccia. Iniziamo a spolpare un pochettino tutte le zone, perché abbiamo tutto adesso. Non ho capito un cacchio. Tipo in teoria ci sarebbe un altro bambino qua da prendere. C'è un Rot, due cappelli. Tutto qua nel cuore del villaggio poi. Che appunto è tutta sta zona sotto, ma. Punti di meditazione. Dove cacchio erano tutte quelle robe? Forse dopo che abbiamo trovato. Dopo che abbiamo ripulito la zona dal veleno. Perché c'è un po' di roba mancante e alcuni luoghi sono anche abbastanza difficilini da raggiungere, scomodi più che difficili. Found the relic, but the village heart was gone. It all makes sense now. She must have moved mountains to transport the village heart. Ha spostato le montagne per trasportare il cuore del villaggio, If anyone could find a way, it would be Adira. eh? I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hannah. I know it's hard to revisit the past. Ah, Anna è I'm lei. glad you've come. La maschera era sua. I believe you can help her find peace. Be careful. Sì, dov'è il mio. Manca un bambino. Dove sono? Sono ancora al cuore del villaggio. C'è ancora speranza per l'umanità. Ah, forse perché adesso. Cioè, ho capito dove siamo. Questo è il cuore del villaggio, ho capito. Forse adesso non ci sono. Non essendoci più il veleno. Qua ci sono i campi, però. Non essendoci più il veleno, magari me l'ha sbloccato qualcosa. A me interessa che mi diate i bambini. Guarda questo. Questo non l'ho preso, come mai? Lui, tra l'altro, adesso che ci penso, siamo saliti di livello, ma non è cambiato. Forse è più grosso. Potrebbe durare un pochettino di più, ma forse è semplicemente più grosso. Magari fa anche più danno, boh. Cosa? Ma che cacchio dici? Dentro la zucca? Ma perché lui è diverso dagli altri? Cioè, dentro la zucca ci sono anche? Ma negli altri campi. Ah no, un cappello! No, mi ha dato un rot e un cappello. Allora è tipo la rana. Cioè, la rana c'aveva anche il coso lui particolare. Ok. Bello, ma un po' discriminatorio, per i colleghi che si sono fatti il culo per apparire nel gioco e non gli stanno dando nemmeno un attimo di riconoscimento ad ognuno. Cioè, sono tutti generici. Bravi, bravi. Cacchio, guarda questo, che maledetto. Guardalo, guardalo, guardalo per entrare dentro la casa. Ecco perché non trovavo. Non trovo l'ingresso, ho detto boh. È strano, eh. Maledetti. Dammi qua. E ne mancavano 7 in sta zona, mi pare. Zucca 6, qui in questo 5. Mi aspettavo in realtà che tipo ci fosse appunto una battaglia boss che te li dava. Però anche l'altra volta contro Taro non ce li ha dati tutti. Anzi, non ci ha dato un cacchio contro Taro. Ce ne ha dati di più contro gli altri.